Stato. Lui si chiama Giuseppe Toma. Vieni, Giuseppe. Come ti Buonasera. chiamano? Giuseppe, Pino? Giuseppe Dom. Giuseppe, Giuseppe. No, come ti chiamano gli amici? Giuseppe oppure Ah, Giuse, dipende. ok, va bene, abbastanza semplice. Allora, un brano inedito dal titolo Freddo, chi l'ha scritto? Io. Tutto, parole e Sì. musica. Complimenti, sentiamo che cosa ci propone Giuseppe Toma. Che non senti la tua pelle e non nascondere il dolore che tanto poi si sente. E non avere paura se alla fine il tuo rimpianto si trasformerà nel punto più basso del tuo compianto. E vivo in bilico tra una palla di vetro e la paura nel secondo più piccolo prima che scada l'ora. E non è semplice vivere con l'impressione che il mondo cambi secondo la tua minima espressione. E sono fatto per sopportare ciò che dicono, spezzando il filo che divide il serio dal ridicolo. Sono stanco di essere sempre pentito, con la netta sensazione di avere sempre fallito. E non è bello sentire che qualcosa rimane, neanche avere paura di sopportare il dolore, ma non è facile sentire che alla fine tu hai avuto il coraggio di cadere giù. E se vuoi rimanere, poi non ti preoccupare, resterà solo il silenzio ad aiutarci a parlare, ma non è facile vedere che non c'è più una speranza che alla fine ritorni tu. Non sono quello che parla con tutti, ma sono quello che col silenzio lo distruggi. Riesco ad illudere così bene chi mi sta intorno che alla fine mi illudo perdendo il filo del discorso. E allora aspettami in quel posto lontano, ci sarà un giorno in cui verrò a stringerti la mano e a complimentarmi su come possa essere stato. Ma non è facile sentire che alla fine tu hai avuto il coraggio di cadere giù. Grazie. Giuseppe Grazie. Toma, complimenti. Forse prima non ti ho chiesto quanti anni hai e da dove vieni. Ho 17 anni, vengo da 17. Matino. Sì, quest'anno ne compio 18, ancora 17. Va bene, allora tieniti i tuoi 17 anni, fidati. Grazie. Grazie a te, Grazie. Giuseppe, complimenti. Freddo era il titolo del suo brano.